per me è un ritorno al futuro, torno dopo 30 anni in questo Parlamento europeo, ancora una volta nel gruppo dei Verdi, in un mondo che è profondamente cambiato. 30 anni fa il tema era come riuscire a far rispettare la legge e il diritto. Oggi credo che il ruolo dell'Europa sia ben più ambizioso, come è possibile cioè garantire i diritti degli europei, nonostante le leggi degli Stati membri. E quindi il sovranismo è per definizione il vero nemico della nuova Europa. Noi siamo per un'Europa che torni alle origini, quando si sono abbattute le frontiere dell'odio della Seconda Guerra Mondiale, siamo per un'Europa che fermi la corsa agli armamenti, siamo un'Europa che la smetta di accettare il genocidio in Palestina, siamo per la giustizia ambientale che si deve coniugare con la giustizia sociale, se è vero come è vero che le ragioni per le quali si fugge dai paesi dell'Africa desertificata sono le stesse ragioni per le quali gli agricoltori protestano con i trattori per la siccità. Chiediamo, siamo pronti a fare un accordo politico. La premessa di questo accordo è che non vi sia alcun accordo con i sovranisti di Orban e di Meloni. Se la von der Leyen riterrà di dover tenere rapporti con noi e avere accordi anche con la Meloni e con Orban, ebbene, noi prenderemo atto, non ci siederemo neanche per discutere con la von der Leyen.